non è una leggenda metropolitana ma pura verità. Molti a Gioiosa Marea prendono le ferie a carnevale perché proprio in questo periodo sussiste la spensieratezza, il divertimento, i ricordi, la voglia di esserci in ogni modo, con ogni mezzo. Il carnevale non è una manifestazione, a Gioiosa Marea è storia, come sono storia i balli nei circoli, le sfilate della racchia e del murgo, gli inviti al ballo scritti a mano su carta pergamena, i balli spontanei nelle case dove la gente girava mangiando e bevendo ciò che le famiglie mettevano a disposizione. E poi ancora le sfilate dei carri e dei gruppi, un paese in festa, questa è storia. Il carnevale di Gioiosa Marea era la 71esima edizione, io ogni tanto faccio una battuta, saremmo al 73, noi siamo al 72 perché per 2 anni con il Covid non si è fatto carnevale, se no eravamo alla 74esima edizione. È storico perché è nato, diciamo, da questa murga, come si dice, che il signor Zampino, che è emigrato, diciamo, in Argentina e poi è tornato, ha portato questa realtà spontanea, cioè nel senso che comunque vada la racchia, che è stata fatta anche quest'anno, o la murga che sfila, è una cosa che avviene da allora e avveniva spontaneamente, cioè le persone da sole si vestivano e facevano questo tipo di iniziativa, che è bello perché è un'iniziativa individuale, collettiva, che diventa collettiva e che è spontanea proprio, non c'è la richiesta, diciamo, di risorse, di cose, cioè la gente comunque si vuole divertire e fa questo tipo di giorni. Quindi noi apriamo da sempre, anche con la prima sfilata, ma anche prima della sfilata, con la serata della racchia e la serata della murga. Noi sfileremo stasera, poi sfileremo lunedì a San Giorgio, che è la sfilata di San Giorgio, dove partecipano fra l'altro a San Giorgio anche alcuni carri di Patti, e poi chiuderemo definitivamente il carnevale gioiosano a Gioiosa Marea martedì, la sera del martedì, dove, diciamo, ringraziamo tutti e diamo un riconoscimento. Io penso che sul carnevale ha dimostrato che il carnevale storico di Gioiosa Marea è stato giusto che sia storico, perché la partecipazione delle persone, diciamo, che hanno sfilato, ma anche di quanta gente c'era presente, significa che il carnevale di Gioiosa Marea è un punto di riferimento e noi come amministrazione comunale, nel suo complesso insieme al sindaco, abbiamo sempre pensato che bisogna rilanciarlo e andare oltre.